Definiti i quattro comparti dell'asse centrale, i progetti esecutivi degli immobili del centro storico interessati entrano nella fase operativa e diventano digitali con una procedura informatizzata che mette in rete il richiedente, l'ufficio speciale per la ricostruzione ed il settore ricostruzione del comune dell'Aquila. Un impegno finanziario di 200 milioni di euro, hanno spiegato il responsabile dell'ufficio speciale per la ricostruzione Paolo Aielli e l'assessore comunale alla ricostruzione Pietro Di Stefano nel corso della conferenza stampa convocata nella sede dell'assessorato in via Vezzano. Si tratta, tra le altre, delle aree brevi di Santa Maria di Farfa, della Villa Comunale, Santa Giusta e San Marciano, individuate in base ad una serie di indicatori che hanno stabilito le priorità per l'avvio dei lavori, che seguono quelli dei sottoservizi della Gran Sasso Acqua. I progetti esecutivi, in sostanza, finiscono in rete a disposizione di tutti gli enti coinvolti, una procedura che contribuisce a depurare il disordine burocratico in atto. I proprietari degli immobili hanno 90 giorni di tempo poi per presentare il progetto parte seconda, ovvero la cosiddetta scheda parametrica. Chi è che ha avuto quindi l'autorizzazione alla parte prima, quindi il completamento dell'istruttore alla parte prima, ora con questo sistema può avviare la presentazione del progetto esecutivo. È per via informatica, è stato ampiamente sperimentato, quindi tutti quelli che sono, ripeto, hanno avuto già l'approvazione della parte prima possono partire con la parte seconda, secondo un criterio di priorità che è stato indicato, però essenzialmente ora facciamo riferimento all'asse centrale. Qual è l'iter che deve seguire in sostanza il proprietario dell'immobile? Semplicissimo, ricevere, dopo aver ricevuto dal comune l'autorizzazione per la parte seconda, andare sul sito, compilare lo schema che è presente sul sito e a quel punto ha 90 giorni per farlo. Se lo fa prima, bene per lui e bene per noi, daremo prima l'autorizzazione. La cosa importante, ovviamente gli elementi importanti sono due: il primo, che il progetto esecutivo sia assolutamente coerente con il progetto preliminare che è stato presentato; secondo aspetto è che l'impegno economico sia anche di un euro inferiore al massimo contributo stabilito dalla precedente istruttoria dell'ufficio speciale. Allora, noi partiamo sempre dalle pianificazioni che abbiamo fatto col piano di ricostruzione, con gli ambiti. Parliamo del centro storico sia dell'Aquila che delle frazioni. Gli ambiti poi sono divisi in comparti, lo abbiamo scritto nel documento criteri per il famoso cronoprogramma, e abbiamo tenuto conto del finanziamento economico, quello che c'era legato al famoso cronoprogramma, sia per le frazioni che per il centro storico. I comparti servono a far partire tutto l'insieme. Sulla scheda parametrica, Aielli ha ribadito la necessità di fissare al 5 gennaio prossimo la scadenza definitiva della presentazione, passato il limite del 31-12. E in fatto di numeri risulta che per il centro storico dell'Aquila ha presentato i progetti il 98% degli aggregati, mentre per le frazioni del cratere la media è del 65%, percentuale notevolmente più bassa. La parte che non ha presentato i progetti, spiega Aielli, è figlia di diverse situazioni: manufatti già abbandonati, non danneggiati, oppure casi di immobili che i progettisti non riescono a seguire a causa di una mole di lavoro che non permette loro di smaltire tutti i progetti. Assessore, che fine fanno quegli immobili per i quali invece non è stato presentato e non sarà presentato il progetto? La legge dice che si possono attivare poteri sostitutivi e siamo determinati anche a farlo, perché i centri storici vanno recuperati per intero. Non possiamo assolutamente, è stata una battaglia dall'inizio della collettività aquilana quella di recuperare per intero i centri storici. Non possiamo permetterci di avere buchi, non è che si rientra in città e ogni tanto si trova un immobile, come dire, diruto, cadente, pericoloso. Abbiamo stanziato più fondi perché fossero recuperati per intero i centri storici, non ci possiamo fermare di fronte all'inerzia. L'inerzia va censurata e lo faremo.